Yuri Romanò, serviva una grande impresa, serviva vincere 4-7, ci siete riusciti? Sì, sì, siamo molto contenti, ci siamo preparati esattamente così per aggredire dal primo all'ultimo pallone e l'abbiamo fatto bene, quindi siamo davvero contenti. La partita che ti aspettavi dopo l'andata o qualche timore in più? Ma sì, c'è quello che volevamo fare, quindi anche quello che ci aspettavamo. Sapevamo di potercela fare, quindi siamo scesi in campo con fiducia e siamo andati anche abbastanza tranquilli a fare le nostre cose e il risultato è questo. Ogni set è stato segnato forse dalle tue battute? Sì, sono contento di come sta andando la battuta le ultime due partite. Però comunque abbiamo fatto tutti dei turni importanti, se penso a Lucarelli o anche Simon che non ha battuto bene per tutta la partita, ma poi quando contava ha messo dentro delle belle palle, quindi lavoriamo tanto in battuta e siamo contenti di vedere questi risultati poi in partita. Al di là della battuta, in due giorni, tre giorni hai fatto 40 punti praticamente. Sì, sono contento, ma penso che sia evidente che comunque tutta la squadra ha un po' cambiato marcia, quindi questo è quello che ci rende davvero felici e ci fa guardare con grande fiducia al finale di stagione. Sì. Massimo Botti, possiamo dire che questa Gassese è stata stasera una squadra vogliosa, nel senso vogliosa in difesa, vogliosa di vincere, vogliosa di fare le cose bene, è stata davvero una gran partita da parte vostra. Sì, ce l'avevamo ripromesso dopo la partita di andata che non era andata sicuramente come volevamo e ci aveva lasciato molto amaro in bocca e anche qualche dubbio. E questa è stata una grande risposta, non solo questa ma anche contro Milano, e devo dire che è bello vedere i ragazzi giocare in questa maniera. Di testa quanto è stato difficile, perché non bastava vincere a 3-0, si rimetteva poi tutto in discussione in un 7-15 in cui bastano un paio di palloni per decidere poi l'incontro. Ma io di questo tipo di partita d'andata e ritorno col Golden Set non ho un'enorme esperienza di vissuto in prima persona. Sicuramente ci sono dei giocatori con molta più esperienza a giocare questo tipo di partite, ci ha ripromessi di non pensare troppo alle conseguenze o eventuali situazioni che si potevano capitare, ci ha ripromessi di andare in apnea e giocare punto su punto e non alzare la testa fino a quando non era cascato l'ultimo pallone. Cosa ti è piaciuto di più stasera? La battuta, la difesa, il muro? No, io sottolineo la difesa perché è la mia fissazione e continuo a ripetere ai ragazzi che se alziamo il livello di gioco in difesa con le qualità che abbiamo dal punto di vista fisico negli altri fondamentali, poi voglio vedere le altre come ci stanno dietro. Per cui dobbiamo convincerci, continuare a lavorare, non sederci dopo un primo risultato positivo sotto questo punto di vista, ma continuare a crederci che possiamo fare veramente grandi cose anche lì. Quanto conta, oltre vabbè, all'aspetto tecnico, avere dei campioni che si mettono a disposizione della squadra? Simone oggi non è andato benissimo in attacco per 3-7 e mezzo, anzi 4, poi alla fine ha piazzato 2 ace, un attacco decisivo. Beh, conta tutto. Avere questo genere di fuoriclasse fa tutta la differenza del mondo. Cioè, non sono certamente io che scopro l'acqua calda, ma è così e basta. Come hai gestito la scorsa settimana in cui arrivavate da un periodo difficile in campionato, una sconfitta brutta in Francia, i giorni che vi hanno diviso dalla sconfitta in Francia alla partita con Milano, come sono stati? Ah, gli ho tenuto il muso per una settimana, fino a quando non mi hanno fatto una partita diversa. No, in realtà ne abbiamo parlato, abbiamo fatto una riunione, abbiamo convenuto tutti insieme che non potevamo essere quelli di Montpellier e potevamo essere decisamente una versione migliore di noi stessi. Così è stato. E sono veramente felice di questo.